Ciao, bella a tutti ragazzi, sono Pi e quest'oggi, come vedete dalla schermata, sono qui per parlarvi di quello che è l'aggiornamento tanto atteso di Windows Phone da 7.5 a 7.8. Ovviamente non si parla di dispositivi di ultima generazione che hanno già disponibile Windows 8, Windows Phone 8, però comunque diciamo che moltissimi sono gli utenti che aspettavano questo upgrade del software. Finalmente aggiornato, cioè scusate, è disponibile, è quindi aggiornabile. È stato rilasciato circa un paio di giorni fa e si sta espandendo un po' a quelli che sono tutti i dispositivi. Infatti questo aggiornamento non riguarda solamente i dispositivi Nokia, ovvero i Lumia che vedete qua in sovraimpressione, ma anche altri dispositivi che sembrava inizialmente dovessero essere, diciamo, lasciati un po' da parte e non doveva essere disponibile questo aggiornamento, come ad esempio i modelli più, diciamo, vecchi dell'HTC. Invece anche queste voci che erano un po' sorte da Twitter sono state smentite, l'aggiornamento è già stato reso disponibile anche per tutti gli smartphone HTC con Windows Phone 7.5, quindi l'upgrade si sta espandendo, sta diventando disponibile progressivamente dai modelli più nuovi a quelli più vecchi, qui diciamo un po' se vogliamo parlare in particolare dei Lumia si parte un po' da quello che è più sulla destra, quindi dal 510 fino ad arrivare al Lumia 900 che sarà l'ultimo ad essere aggiornato. Detto questo comunque ormai gli aggiornamenti sono disponibili per tutti i dispositivi e per aggiornare il proprio smartphone basta connettere a Zoom e ricercare quello che è l'aggiornamento. Aggiornamento che non è un aggiornamento unico, ma diciamo diviso in tre parti. Infatti ci sono due aggiornamenti che possiamo dire sono aggiornamenti, o meglio preaggiornamenti. Sono due piccoli aggiornamenti che prevedono comunque la creazione di un backup e anche dei molteplici riavvii del vostro smartphone che diciamo anche se sembrano avere un grande impatto sul telefono o comunque sulle prestazioni rendono comunque il telefono, a mio parere, più reattivo e decisamente fluido, diciamo in risposta a quelli che sono gli stimoli, ovvero gli input, e anche per quanto riguarda l'accensione e lo spegnimento del dispositivo. Quindi un po' diciamo, la preparazione di quelle che sono un po' tutte le applicazioni e le varie funzioni. E detto questo, il terzo aggiornamento, quello più importante, che è l'upgrade vero e proprio a Windows Phone 7.8. Windows Phone 7.8 che diciamo avvicina moltissimo quello che è Windows 8, infatti tutte le maggiori funzioni diciamo, del nuovo software verranno copiate da questo upgrade, se si può dire copiate perché comunque verranno comunque raggiunte da questo upgrade e non si parla solamente di variazioni a livello grafico ma anche a livello comunque di prestazioni o comunque anche altri aggiornamenti. I principali, oltre ovviamente alla schermata start con i lifestyles personalizzabili che occupano l'intera schermata e sono completamente ridimensionabili, aumentano anche i colori, diciamo, in primo piano, che dovrebbero diventare disponibili circa una ventina di colori. Inoltre, c'è una nuova funzionalità per quanto riguarda la schermata di blocco, con una nuova funzione, contro l'attivazione accidentale del dispositivo e anche, diciamo, novità per quanto riguarda gli sfondi, infatti saranno disponibili quelle che sono le immagini giornaliere di Bing. Altra cosa che riguarda tutti i dispositivi, non solo Windows Phone su Lumia, ma anche su altri smartphone come ad esempio l'HTC di cui parlavo prima, ci sono dei grandi miglioramenti per quanto riguarda le prestazioni e la qualità dei Windows Phone. Ancora un paio di cambiamenti che però non riguardano, diciamo, tutti, ma riguardano solamente in particolare alcuni stati. C'è un'estensione del supporto del Windows Phone Market e del Xbox Live a nuovi paesi che non erano ancora, diciamo, inclusi in questo servizio. Inoltre ci sono dei grandi miglioramenti per quanto riguarda i caratteri cinese e arabo. Bene, detto questo, cosa posso ancora dire? Verrà cambiato anche il logo d'accensione, che diciamo è una piccolezza in confronto a quelli che sono i miglioramenti a livello anche di prestazione e di personalizzazione, però anche questo è un indice che vi dice che il vostro smartphone è stato aggiornato. Detto questo, direi di aver detto tutto, quindi se non avete ancora eseguito l'upgrade, fatelo subito, ve lo consiglio. Se l'avete già eseguito, godetevi il vostro smartphone con le vostre nuove personalizzazioni e prestazioni. Un saluto a tutti, ciao ragazzi!